Oggi vi proporrò una ricettina davvero molto molto particolare e super golosa. Si tratta del tiramisù ai fichi neri. Adesso settembre è il periodo dei fichi neri e quindi ne ho voluto approfittare assolutamente per preparare questa ricettina buonissima. Dunque, per realizzarla ci occorreranno 600 g di fichi neri, 200 ml di latte, un limone non trattato, eccolo qui, due uova di cui utilizzeremo soltanto i tuorli, quindi alla fine due tuorli, poi 3 cucchiai di miele, io utilizzo questo all'arancia, 25 g di amido di mais, 250 g di mascarpone, 300 g di savoiardi, io utilizzo questi savoiardoni di Funni, dice, appunto della Sardegna. Poi per chi lo volesse si può aggiungere anche 4 cucchiai di Cointreau. Io non lo metto perché questa ricettina la mangeranno anche dei bambini, quindi preferisco non aggiungere liquori vari, alcolici vari. Per cui voi lo potete aggiungere tranquillamente se preferite. E poi ci occorreranno 150 g di panna fresca da montare, mi raccomando. Per prima cosa dovremo portare ad ebollizione il latte in un pentolino antiaderente con la scorza di mezzo limone. Che adesso andremo a tagliare a pezzetti e poi andremo a rimuovere. Quindi ci trasferiamo sui fornelli, accendiamo il fuoco e attendiamo appunto che il latte raggiunga l'ebollizione. Nel frattempo andremo a sbattere i due tuorli in una ciotolina. Quindi abbiamo detto che dobbiamo utilizzare solo i tuorli e quindi gli albumi non ci occorreranno, li metteremo da parte in un'altra tazzina. Ai due tuorli aggiungiamo 2 cucchiai di miele . Aggiungiamo l'amido di mais che io ho appena pesato e mescoliamo per bene il tutto. Il latte ha raggiunto l'ebollizione, lo andremo a filtrare sopra il composto di tuorli e miele e amido di mais. Quindi lo filtriamo bene bene con il colino. E continuiamo a mescolare. Quindi trasferiamo il tutto nuovamente all'interno del pentolino e riportiamo il tutto ad ebollizione. Mescolando energicamente e a fiamma bassa. Spegniamo il fuoco e continuiamo a mescolare in modo tale da non far formare i grumi. Ora trasferiamo la nostra bella crema in un'altra ciotolina. La copriamo per bene. E riponiamo la nostra crema all'interno del frigo in modo tale che si freddi per bene. Ora dovremo andare a montare la panna che avremo messo nel freezer per una quindicina di minuti assieme alle fruste. Dato che c'è ancora molto caldo, bisogna che le fruste, la ciotola e la panna siano belle ghiacciate in modo tale appunto che la panna monti subito. Se preferite potete aggiungere, siccome questa è una panna fresca non zuccherata, potete aggiungere un cucchiaino o due cucchiaini di zucchero, questa è a vostra discrezione. Io non aggiungo niente poiché non mi piacciono
i sapori troppo stucchevoli, ecco, in quel senso. Per me è giusta così la panna, è buonissima così anche senza zucchero. Quindi questa è vostra discrezione. Ora montiamo finché appunto non raggiungiamo una bella consistenza spumosa e montata appunto a neve. Ecco la nostra panna ben montata. Ora tiriamo fuori dal frigo la crema che avevamo preparato in precedenza e uniamo ad essa il mascarpone. Arrivati a questo punto della lavorazione, in questo momento dovremo aggiungere, per chi lo volesse, 2 cucchiai di liquore. Quindi il liquore che più vi piace, il Cointreau, oppure il liquore all'arancia, io non lo aggiungo, come vi ho già detto, e andremo a mescolare per bene, prima con l'aiuto di un cucchiaio, e poi per rendere il tutto ancora più cremoso ci aiuteremo con le fruste elettriche. Ad aggiungere anche la panna e l'aggiungiamo 2 cucchiai alla volta in modo tale da non farla smontare. Quindi mescoliamo per bene come se stessimo incorporando gli albumi, quindi incorporiamo dal basso verso l'alto. Dato che c'è sempre molto caldo, riporremo la nostra bella crema all'interno del frigo. Adesso dovremo andare a tagliare a pezzi 3 fichi. Li priviamo della buccia e li tagliamo a pezzetti piccoli piccoli. Dopodiché li andremo a versare in un pentolino. Aggiungiamo il cucchiaio di miele rimasto. Vi ricordate, i cucchiai di miele erano 3, ne abbiamo già utilizzato 2. Quindi questo è l'ultimo cucchiaio di miele. E poi andremo ad aggiungere un bel bicchiere d'acqua. Perfetto, trascorsi 3-4 minuti andremo a spegnere la fiamma. E arrivati a questo momento, chi preferisce può aggiungere un altro cucchiaio di liquore, sempre Cointreau oppure liquore all'arancia. Come vi ho già detto e lo ripeto, io non, in questa ricetta non aggiungerò liquore. Poi, dopodiché, andremo a far freddare il tutto e poi andremo a frullare i nostri fichi. Nel frattempo andremo a preparare i fichi rimasti, quindi ne lasceremo 4 per la decorazione finale, quindi da mettere proprio sopra il nostro tiramisù, mentre gli altri 6 li utilizzeremo appunto tagliati a fettine, adesso io li taglierò a fettine, per farcire, quindi per farcire gli strati, quindi da mettere in mezzo agli strati che faremo del nostro tiramisù. Quindi dopo aver fatto freddare il nostro composto lo andremo a frullare e a trasferire in un piatto. Adesso sul fondo andremo a disporre un bello strato generoso di crema. Andremo ad inumidire i savoiardi nel liquido formato appunto dai fichi, dall'acqua e dal miele. Diamo un paio di girate, così, e andremo a disporre i savoiardi sopra la crema. Quindi faremo lo stesso procedimento con tutti quanti, fino a completare la fila di savoiardi. Copriamo bene con altra crema e disponiamo sopra tutto attorno le fette di fichi.
Ed ecco il nostro buonissimo e godurioso tiramisù ai fichi pronto e completato. Allora, io in questa pirofila è abbastanza grande e ho voluto fare un solo strato, poiché questa la devo portare a casa di amici. Però con il liquido rimasto appunto di fichi frullati, i savoiardi, la crema e i fichi, farò un altro mini tiramisù da lasciare qui a casa. Quindi diciamo che ne farò, farò una pirofila metà di questa, quindi più piccolina, in modo tale da fare un altro strato e appunto far assaggiare il tiramisù anche qui a casa, perché altrimenti avrebbero sentito solo il profumo, solo l'odore. Quindi adesso il nostro tiramisù dovrà andare all'interno del frigo per circa 2 ore, dopodiché lo potremo gustare tranquillamente. Quindi io spero tanto che questa ricettina vi sia piaciuta, poi vi lascerò tutte le foto relative con il taglio appunto del tiramisù per farvi vedere anche lo strato, per farvi vedere anche l'interno, scusate, perché adesso ovviamente non si può affettare, è ancora troppo presto, bisogna aspettare che riposi nel frigo. Spero tanto che vi sia piaciuta questa ricettina, spero che proverete a rifarla perché è davvero buonissimo e noi ci rivediamo al prossimo video, un bacione, un abbraccio a tutti voi, ciao!